Ed eccoci qui, caro Saius, in diretta, giusto? Sì, in diretta dal meeting delle etichette indipendenti, giunto ormai alla ennesima edizione. Noi ormai siamo qui da 5-6 anni che ci invitano, non so perché, e quest'oggi, pure a ranghi ridotti, caro Saius, lo stesso faremo qualche intervista. Non essendoci lo speaker principale, vi dovrete accontentare di me. Detto questo, qui questi baldi giovani che abbiamo trovato qui per caso, e sono Eros, Valeriano. No, non ho visto che aveva il microfono. No, sì, no, ti ho risposto. Faccio, perché mi piaceva la doppietta, capito? Faceva. Ti ripasso. E poi siete di una band o un duo? Siamo una band. Raccontami un po', come si chiama innanzitutto la band? Innanzitutto la band si chiama Malerba. Sì. Malerba è un progetto che è nato con noi due. Lui sì? È il musicista del gruppo e io sono il cantante e autore dei testi. Ma siamo sostanzialmente una band, perché questo prodotto che abbiamo creato, questo CD, che sì, puoi far vedere magari. Posso far vedere? Sì, sì, questa è una cosa, te la concedo solo perché sei tu. Perché approfittiamo di un po' di pubblicità, insomma. Questo è l'album che abbiamo prodotto. Visto i potenti mezzi del... Che bello che sei. Ah, lo sta mettendo a fuoco. Quando fa così vuol dire che lo sta mettendo a fuoco. 12 canzoni, due sì, anni di lavoro, ci sono occhi, ci tanta no, musica. Non è finta, lo fa solo per far vedere. Okay, sì, no, sì, è finta. No, scusa. Ah, ok, no, ormai siamo intrappolati, va allora, bene. Dai, dai, sai, ti parlavamo di Malerba, che quindi un duo, sì, tu canti, scrivi i testi, sì, e lui, le musiche lui, e poi, esatto, a ballare, a ballare, Mauro. E sì, un progetto di due anni, ci abbiamo messo due anni, registrato, diciamo così, in cantina, però in maniera... per quanto potevamo, più professionale possibile. Certo, certo. E alla fine sta avendo degli ottimi, dal punto di vista, risultati anche a livello commerciale, sì, commerciale, diciamo così, di nicchia facendo... sempre. Beh, però certo, insomma, pian piano sta girando in web radio, ci sono alcuni e artisti. E voi di dove siete? Provincia di Bologna. Di Bologna, quindi alla fine vicini, dai. Beh, e quindi voi al momento non avete una... un'etichetta, no? No, abbiamo tutto autoprodotto, siamo qui, siamo a fare un giro a porta. Che domande fai? Siamo qua a porta. No, ok. No, allora, per quello che riguarda il disco è giusto farlo conoscere all'interno di tutti i contesti musicali possibili, eccetera. Una cosa che magari oggigiorno non è che si sottovaluti, però forse si punta un pochino troppo sui social. E che bisogna anche essere proprio presenti, quindi non so se voi fate serate oppure no ancora. Il progetto ha avuto origine, cioè è uscito da poco, sì, quindi ci stiamo organizzando per farlo, nel senso che abbiamo già tutto il gruppo per portarlo in giro. Perché effettivamente, soprattutto per quello che riguarda la web radio, indipendenti come possono essere noi o quelli baldi colleghi che ci sono qui oggi, e spesso hanno dei limiti che possono essere di licenze tipo la SIAE, quindi giustamente essendo vani depositate con questa licenza sulla nostra web radio, per esempio avrebbe difficoltà a essere passata per motivi che dicevamo prima, che andiamo solo su musica coperta da licenza Creative Commons come Jamendo eccetera. E però lo stesso noi cerchiamo sempre di dare spazio e voce agli artisti durante le dirette che diamo appunto sulle nostre piattaforme, tra l'altro con il web, quindi uno magari da casa con Skype può tranquillamente fare questo tipo di approccio e di chiacchierata, che non è una cosa un po' molto diffusa come stiamo facendo ora, ma è una cosa anche carina perché dura un'oretta e mezza in cui ci si può proprio raccontare. Voi venite da esperienze, questo è giusto che da un'infrenatura ne approfittavo, facciamo un po' di spazio marchetta, no? E parlando invece di voi, che magari ci interessa anche di più, avete esperienze da solista con altre band? Come prima di cominciare questo progetto che poi alla fine ha portato all'album, io suonavo con lui all'interno di una cover band, sì, ed abbiamo suonato per 6-7 anni insieme, suonando un po' per locali e facendo tutto quello che è cover band da locale, sì, quindi pezzi tipo da Vasco, sì, BGC, ai sì, Doors, tutte cose di questo tipo. Poi nel momento in cui io sono uscito da quella band lì, ho cominciato
questa avventura di provare a registrare un disco, sono uscito da lì proprio con l'idea di dire va bene, adesso mi metto lì e registro pezzi miei, mi faccio un album in casa, esatto, in cantina, esatto, partito come una specie di sfida personale. Sì. Dopodiché ho notato, come era normale che fosse, che comunque almeno di qualcuno che cantasse e scrivesse i testi avevo bisogno. Sì. E quindi ho ricontattato il Quibaldo Valeriano, perché avevamo già suonato insieme, certo, per tanto tempo, e sapevo bene come scriveva, perché comunque nella cover band avevamo anche un po' di pezzi nostri. Da lì è stato un lavoro, un portare ognuno un pochino le sue idee, un cercare di arrangiarle, un cambia, prova, metti, fai, sì, sì, cancella, certo, ricomincia, sì, perché poi nel fare un lavoro ovviamente, sì, sì, in casa lo registri, lo riascolti, non ti soddisfa come è venuto. Tiri giù i muri, ricominci, c'è andato molto lavoro per cercare di raggiungere, sì, secondo me, quello che era il massimo che si poteva fare in un lavoro casalingo, diciamo, sì, così. Poi siamo arrivati in fondo, abbiamo fatto solo il mastering a livello professionale, che quello l'abbiamo, okay, fatto in uno studio di qua di Forlì, sì, e poi dopo l'abbiamo stampato, messo in rete, stampato i CD e fine. Però poi abbiamo cominciato un pochino a cercare di farlo girare tra le radio, tra, okay, i giornali che fanno recensioni. Oggi siamo venuti qua a cercare di portare un pochino in giro il CD, da dare a qualche, sì, sì, etichetta, a vedere. È il posto giusto, poi, sì, sì, per vedere se a qualcuno può interessare, insomma. E per quello invece, no, giusto, per quello che riguarda, che prima non è che li stavo denigrando, ma per quello che riguarda invece i social, che devono essere, devono accompagnare il cammino di ogni artista, ogni band, o ormai chiunque, secondo me. E lì come vi muovete? Avete una vostra pagina? Avete qualche contatto? Sì, abbiamo pagina Facebook, Instagram e Twitter, che, sì, trovate cercando Malerba The Band. Ok. Poi abbiamo la mail apposita per il progetto, che è malerbatheband@gmail.com. Perfetto. E quindi tramite queste cose, diciamo, tramite i social teniamo aggiornato e facciamo vedere tutto ciò che stiamo facendo, quindi le prove del gruppo, il proseguimento del progetto, le radio che ci stanno passando, le recensioni che stanno arrivando. Stiamo cercando di far vedere tutto quello, certo, che nel nostro piccolo stiamo riuscendo a fare. E la mail ovviamente è per il contatto, che è quella che utilizziamo per giornali, riviste, certo, per chiunque voglia contattarci. Allora, sai, ci direi che, visto che non li abbiamo ancora ascoltati, perché per ovvi motivi li abbiamo appena conosciuti, però per quello che riguarda il Malerba, insomma, sono indipendenti, stanno creando tutto da loro. Un bel mi piace sicuramente glielo mettiamo anche noi. E poi per adesso tempi tecnici, che anzi, no, grazie. No. Sì, sì. No, no, e scherzo, anche perché sono anche curioso, in realtà, di ascoltare qualcosa, eccetera. Quel piccolo che ho imparato intervistando tantissimi artisti, band più o meno importanti, più o meno famosi, più o meno indipendenti, è ovvio che quello di accompagnare, come dicevo, questo cammino sia con la parte virtuale, social, sia con la parte come oggi, e sul pezzo, e poi trovare anche locali per le serate, questo al di là del ritorno economico che ci può essere in base ai locali, eccetera, è sicuramente interessante per far proprio conoscere la musica, magari andare lì con una maglietta, con un nome, diciamo, per capire, di farsi identificare anche da un bacino di utenza. Questo mi piace fare il serio, mi ci metto, okay. Sai che mi stavo ascoltando, adesso mi sono convinto, guarda che pazzesca sta cosa, mi sono autoconvinto da solo. No, scherzo a parte, dai. Ogni tanto faccio così, vado un po' fuori dalle righe. E noi ha fatto molto piacere avervi con noi, tra l'altro siete la prima chiacchierata della giornata, sinceramente, perché ero a un incontro molto interessante, li ho lasciati qui allo Stato Prado. E quindi serviva anche a me oggi per un pochino togliere la ruggine, visto che l'ultimo evento l'abbiamo fatto 2 settimane fa a Mantova. Allora ero un pochino bloccato. E per quello che riguarda, ogni tanto io guardo quello che accade qui intorno, che è una bellissima festa, però a volte vedi cose strane, questo qua che arriva da telefoni, vabbè. E speriamo di ribeccarci in giro, magari se date un occhio anche alla nostra pagina Facebook Radio Sayuz, magari volentieri, se sì, ci contattate, avremo anche la possibilità di vedervi con più calma, così potete anche raccontarci. Benissimo.
come sta andando, volendo, come è andata oggi, che riscontro avete avuto. Le chiacchiere si fanno sempre volentieri, anche proprio per... No, ma sì, poi soprattutto su Skype siete a casa vostra, quindi esatto, con massima tranquillità e cosa che facciamo tutti lunedì sera, per intenderci, con una diretta che si chiama Provvisionamenti Due Compari Più Uno, dove c'è lui che tira le redini dei speaker, che generalmente è Gianluca, lo speaker principale, e io che tendo in qualche modo di aiutare, di assecondarlo più che altro. No, scherzi a parte. E voi se rimanete anche domani o solo oggi? No, noi oggi e basta, siamo okay. Solo oggi. Vabbè, sì, no, anche perché poi fare un giro, poi torneremo a casa. Ragazzi, io vi ringrazio, vi aspetto su Facebook o su volentieri che troverete. Ci incontreremo nei social network, in ogni canale dedicato. Vediamo un pochino di tenerci in contatto con i soliti canali che già abbiamo detto. Grazie. Benissimo, ancora ragazzi. Grazie Eros. Grazie. Sul microfono lo passiamo a te. E ancora, caro